Capitava di incontrare confratelli, soldati, commercianti, uomini, donne, gente comune, a piedi, a cavallo. Qui c'era una mano tesa a tutti. Non si facevano differenze tra religiosi e non religiosi. Nella Bugadara le donne lavano i panni. Nel 1320 l'ospedale non paga più i tributi sul macinato al vescovo di Parma. Che sono allineati lungo le pareti, senza divisioni. Vi è sufficiente spazio per i tavoli, i letti e per il passaggio dei medici e degli infermieri nel loro andirivieni. L'ospedale vecchio è il segno di quel fuoco perenne. È un centro pulsante, capace di accendere lo spirito di un quartiere e della sua gente.